1036, questa qua? Ma adesso sarà chiuso, no? Qui si è aperto. Adesso c'è ancora la mia brandina. Adesso ci trovi gli occupanti ma là. Come? È chiuso? Va bene, giustamente è chiuso. No. Ben ricordo. Se c'è qualcuno che ha bisogno di qualche dichiarazione la facciamo all'ombra, così almeno evitiamo. Siamo caduti sul lavoro. Aspetta un attimo, c'era lui che non c'era. Allora, una giornata un po' di snodo, no? Dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza di ieri, che ha preso dei provvedimenti importanti, oggi un segnale forte. Questa è una promessa che avevo fatto non solo ai siciliani ma agli italiani, il più grande centro immigrati d'Europa, un business da decine e decine di milioni di euro, era diventato provato dalla procura, un centro base per la mafia nigeriana, per lo spaccio di droga, per la prostituzione, furti, ricettazioni, aggressioni, violenza, stupri e omicidi a Palagonia, a poca distanza da qua, e quindi mi aveva mandato del matto quando da ministro avevo promesso che l'avrei chiuso, perché era un centro che accoglieva fino a 4.000 persone in passato, le abbiamo ridotte e oggi la presenza è zero. Vuol dire tranquillità per il territorio, vuol dire tranquillità per gli agricoltori, vuol dire recuperare molti dei 150 uomini e donne delle forze dell'ordine che dovevano stare qua giorno e notte a controllare questi personaggi. E quindi è un'altra promessa mantenuta, ovviamente. Bisogna recuperare quest'area, ci sono già alcuni progetti per evitare che rimanga abbandonata, alcune idee per valorizzarla e creare valore aggiunto e lavoro per il territorio ci sono e le stiamo analizzando. Ed ora il decreto sicurezza bis. Ora il decreto sicurezza bis, gli sbarchi sono calati, i delitti sono calati, le presenze a carico degli italiani sono scese da 180.000 a 107.000, le richieste d'asilo si sono più che dimezzate. Quindi i numeri sono buoni, però non bisogna abbassare la guardia e spero che non ci sia nessuno all'interno dei 5 Stelle che invece abbia nostalgia dei porti aperti e delle porte aperte. Una ipotetica targa, ma l'unità 1037 potrebbe scrivere: qui ha dormito il ministro. Qua dormì Salvini, nel 2017. Dormì il ministro che chiuse il calo di Minerva. Oh. Lei ci credeva quando lo diceva? Io ero convinto del fatto che non fosse un buon modello di gestione, ma non per chi gestiva, ma perché avere 2, 3, 4 mila uomini ammassati porta al crimine, è evidente, porta a costi enormi, porta a indagini sulle assunzioni, sugli sprechi, sulle truffe, quindi un modello di accoglienza fondato su numeri più piccoli è più trasparente, più efficiente, dà più garanzie anche ai rifugiati, agli stessi richiedenti asilo. Probabilmente ero uno dei pochi a credere che saremmo riusciti a chiuderlo, questo come quelli di Cona e Bagnoli, Castelnuovo, invece stiamo chiudendo uno per uno tutti i grandi centri di spreco in Italia. Come risponde ai lavoratori che stanno protestando fuori? Ragioneremo per dar loro un futuro, il futuro della Sicilia e dell'Italia non è l'immigrazione, ma si va di massa, e quindi fossi nella CGIL mi occuperei di sviluppare altri settori economici che non il filone dell'immigrazione di massa, onestamente. Qua c'è ad esempio un protocollo che stiamo preparando per difendere gli agricoltori dai furti e dalle aggressioni, questo è un territorio che potrebbe avere tanto da questo punto di vista, la prossima volta che verrò a Catania sarà per occuparmi di agricoltura e non di immigrazione. Ma si va verso il blocco navale? No, prevenire è meglio che curare, e quindi siamo scesi dagli 85.000 sbarchi in questo periodo del 2017 ai 17.000 dell'anno scorso, fino ai 3.000. di quest'anno. Ci sono un po' troppe partenze dalla Tunisia dove non c'è la guerra, oggi ho scritto al collega ministro dell'interno tunisino e sono contento che le forze armate siano a totale disposizione, non per accompagnare gli immigrati in giro per il Mediterraneo ma per fermare barchini e barconi. Sono contento della notizia che mi è appena arrivata, del fatto che la procura di Agrigento abbia confermato il sequestro della nave di Mediterranea, quindi vuol dire che avevamo ragione evidentemente. Quindi dal governo arrivano ancora abbordati, riuscite a superare l'estate? Io l'estate la passo lavorando, è chiaro che se ogni giorno c'è un sottosegretario dei 5 Stelle che si alza la mattina insultando Salvini e la Lega, non fa un buon servizio al paese. Se tutta la gente lavorasse tanto ci sarebbe meno tempo per far polemica. Con Di Maio come sta? Bene, con Luigi non ho mai avuto problemi. E intanto lunedì incontra al Viminale i ceti produttivi dell'Italia.
Ci sono quasi 40 fra imprenditori, agricoltori, commercianti, artigiani, sindacati, consulenti del lavoro, ordini professionali, a cui chiederemo idee e proposte per il rilancio economico del paese. Io le idee ce le ho ben chiare in testa: tagliare le tasse a tanti italiani, a tanti imprenditori, a tanti lavoratori già dall'anno prossimo. Però non è mio diritto, ma è mio dovere da vicepresidente del Consiglio e da cittadino che ama il suo paese ascoltare, perché una manovra economica si fa ascoltando chi in questo paese lavora. Grazie. Eh certo, sì, ho visto il genio. Devo dire tra l'altro la prefettura ha fatto un ottimo lavoro, perché c'era una tendenza a strumentalizzare anche lo spostamento dei migranti, quindi nessuno ha potuto parlare di deportazione, è stato fatto in maniera molto civile. Ma su questo bisogna dire, oggi c'era un articolo di Barresi, questo lo diceva, ci siamo accorti che il carabinieri è stato chiuso e dopo è stato chiuso. Sì. Sì, non ci sono stati fortunatamente incidenti, intoppi, e comunque no, appena no, siamo arrivati sulla soglia dei 2000 migranti, che erano quelli previsti dal patto, sì, per la sicurezza, nel patto per la sicurezza ancora vigente, che era il numero massimo che potevano andarci qua dentro, le cose già migliorarono. Sì, mi ricordo. Tu sai che tutte le gare d'appalto... Questa era la mensa. Sì, sì. Tutte le gare d'appalto sono state tutte. Questa era una città. Ci sono tantissimi animalisti che stanno appoggiando questa iniziativa, perché io vorrei evitare di cani a canile, anche se provvisoriamente non abbiamo mandato. Lo fai, una campagna d'adozione? Sì, già fatta, però sì, non è facile. Questa era la mensa, mangiamo qua dentro. Sì, sì, io una volta mangiavo. Vedi, i secchi che ci sono lì sono quelli che noi mettiamo per mandare i cani? Sì, sì. Se tutte le mattine, crocchette e acqua. Questo è un disegno anche di fatto che non è semplice, sono tanti, sono tre secondi. Campo da calcio, non mi ricordo. Ricordo il campo giochi, sì. No, mi ricordo quello che vendeva le biciclette. Qui c'è il centro commerciale all'aperto. C'è una quantità. Di rifiuti qua ci sarà, c'è una quantità, no? Ci sarà l'impossibile, sì, da svuotare. Perché qua prima venivano dati c'era un appalto diretto, era fuori dalla prima prima comune. Ce ne siamo occupati noi, continuiamo a occuparci e a farci una quantità. La cosa che mi ricordo era le parabole. Sì, ma che dispensa. Se la sente, ti devo fare andare in bicicletta, sì, da, fare. Da solo, però cioè, da, abbiamo bisogno un po' di dispersimento. Vi allargate per favore. Poi io tornerei verso l'uscita.